Abbiamo perso contro la prima in classifica e ci sta un Udinese nettamente superiore, quindi 3 punti lasciati alla Dacia Arena rientrano nella normalità di questa Inter. Rientrano nella normalità perché in questo momento, ma non so se riusciremo ormai a raddrizzare la stagione, dopo 7 partite in campionato, 3 sconfitte per 3-1 fuori casa quando l'asticella si è alzata, perché abbiamo perso contro la Lazio, il Milan e l'Udinese. Fuori casa abbiamo giocato solo contro il Lecce, una squadra neopromossa, vincendo al 95esimo con un colpo di fortuna. In casa abbiamo sofferto contro la Cremonese, dovevamo perdere contro il Torino. L'unica partita decente è stata contro lo Spezia. Non parliamo della Champions League, dove abbiamo giocato contro il dopolavoro ferroviario della birra Pilsen, ed è stata una scampagnata. Il Bayern, sappiamo tutti com'è andata a finire. Ergo, 9 partite e 4 sconfitte. Un tabellino di marcia devastante. E qual è secondo voi il problema principale? Secondo me il problema principale è una preparazione completamente inadeguata e oggi si è visto tutto il deficit della nostra squadra nei confronti di un Udinese che arrivava sempre prima sul pallone, un deficit fisico, agonistico e tecnico segnato da un divario incredibile sul campo e le scelte scellerate di Simoncello, che secondo me è sull'orlo del baratro. Sull'orlo del baratro anche perché non, sembra non sia più supportato dalla squadra, sembra che gli stiano remando contro. Vi cito due episodi che mi hanno completamente fatto avere questa impressione, un rimpallo a metà campo in cui Correa sdegnosamente, scusate, non Correa, Diarrea, perché è il giocatore più scarso che abbiamo mai avuto dai tempi di Toir, ha gettato la palla in area laterale, quasi scocciato addirittura di essere lì in campo. E poi Barella, quando se l'è presa furiosamente con Di Marco, perché ha tirato di punta e non gliel'ha data, e ha fatto una scenata di quelle che non si possono vedere in uno spogliatoio. Scelte scellerate con dei cambi al 30° minuto, soltanto perché 2 giocatori erano ammoniti, e con Bastoni che evidentemente quest'anno non lo sopporta, non lo soppo a questo punto non lo sopporti, perché o non lo fai giocare o lo togli al 30°. E hai messo dentro un Gagliardini che io non l'ho sentito mai essere nominato dal telecronista, tant'è che con un amico che mi scrivevo in Francia ci siamo detti: ma Gagliardini sta giocando? Gagliardini sta gio ha giocato. E continuiamo a fare marcire in panchina i giovani, continuiamo a fare marcire Aslani in panchina, continuiamo a fare marcire Bellanova in panchina, lasciando il posto a Dumbo che è involuto completamente, involuto. E Simoncello, a questo punto, secondo me, non ha le idee molto chiare e temo che abbia le ore contate. Sento adesso tantissimi che vogliono la sua testa, che Inzaghi out, Inzaghi vattene, le solite menate che si sentono dopo una sconfitta. Cambiamo pure allenatore, prendiamoci sto De Zerbi, tanto se non arriva non siamo contenti, se non arriva sto De Zerbi buttiamo via i soldi, ma buttiamo via un'altra stagione. Buttiamo via un'altra stagione perché storicamente l'Inter, con il miliardo di cambi di allenatore che abbiamo fatto durante gli anni per raddrizzare un campionato, io adesso mi snocciolate quali risultati abbiamo ottenuto. Se non mi sembra nel 70-71 quando subentrò Invernizzi e vincemmo addirittura lo scudetto. Ma stiamo parlando di 50 anni fa, signori, stiamo parlando di un altro calcio. Un calcio in cui una squadra fisicamente inadeguata, come quella a cui stiamo assistendo e che stiamo sostenendo, le prenderà dappertutto. Perché un Udinese, è vero, sono primi in classifica, hanno dei Marcantoni che giocano, tutti che corrono, ma noi non andiamo, noi non corriamo, non corriamo. La squadra va sotto e non reagisce. La squadra è a pezzi. E poi mi dicono:
Ecco, un'altra cosa che sento e mi manda in bestia, mi manda in bestia. Ma la stessa squadra dell'anno scorso è la stessa squadra senza Hakimi e Perisic? Non è la stessa squadra senza Hakimi e Perisic. È una squadra invecchiata di un anno, di 2 anni anzi, è una squadra logorata, è una squadra in cui i giocatori non sanno cosa faranno domani perché sono tutti in scadenza di contratto. È una squadra che se non arriva tra le prime 4 smantella completamente, non li rinnova nessuno. Allora, è un bene o un male questo? Ormai la stagione secondo me è segnata, adesso poi magari dopo la pausa cominciamo con la Roma, si ricomincia con un nuovo allenatore, infiliamo un mese, 2 mesi di ottimi risultati e poi quando è febbraio-marzo ritorniamo in questa mediocrità. Questo mi sembra il modello a cui abbiamo assistito sempre in tutti questi anni. Ma non è questo il discorso. Il discorso è vogliamo o non vogliamo aprire a qualche giovane, dargli l'opportunità. Io sarò anche ripetitivo in questi miei video. Però, ma perché dobbiamo continuare a fare giocare Diarrea? Ti ha dimostrato di essere un giocatore di Serie C, l'hai portato dalla Lazio, hai speso 30 milioni per un ex giocatore, ma neanche un ex giocatore, nell'Avispero, in Serie C, non so se trova il posto con Gucci e quegli altri, non lo so, un giocatore così. Skriniar, l'ombra di se stesso. Adesso spiegatemi anche il cambio Acerbi De Frey si è fatto gabbare sul colpo di testa del 2-1 dall'Udinese. Io non ne salvo nessuno, anche Brozovic è un'involuzione totale. E non vuoi dare spazio a qualche giovane? Ma io non so più che pesci prendere, veramente. Non so più dove andare a parare. Anche Barella, sì, ha fatto un gran gol, ma è avulso dal gioco, è sempre con le braccia così, è sbrantola con i compagni. Allora, qui si sta rischiando di tornare ai tempi di Toir. E si sta rischiando grosso, perché la squadra non è da quarto posto questa qui. È una squadra da settimo, ottavo posto. È una squadra che rischia veramente di uscire dalla Champions League, di andare nemmeno in Conference League. E lo scenario in questo momento societario è drammatico, è finito un ciclo e i giocatori ne risentono, è inutile girarci intorno, i giocatori non sono protetti dalla società, l'allenatore in questo momento è inadeguato, ne risente il gioco e ne risente i risultati soprattutto. Ragazzi, prendiamoci una pausa, ci rivediamo contro la Roma, forza Inter!